Anche oggi avete dimostrato che siete la merda d'Italia. Guarda, io non lo volevo dire, non sono mai arrivato a tal punto di dire che la mia squadra è la merda d'Italia. Siete la merda, siete le fogne proprio, siete delle merde siete. Anche oggi vi siete fatti fregare la partita di Zapata. Pensa tu a noi interisti come ci può... come possiamo rimanere male? Che Zapata a noi... Noi non riusciamo a vincere nemmeno contro Zapata più. Cioè, ma pensa tu a noi interisti che non possiamo vincere nemmeno contro Zapata. Ve l'avevo detto, criticateli, ve l'avevo detto. Avevamo stavamo vincendo 2-0 subito, Ching Chang Chong, già stavo esultando. Ma guarda che ma, mi devo sentire dire dai milanisti che il giocatore più forte hanno solo un giocatore, De Lofeo, un giocatore solo, ci hanno messo in crisi, mamma mia, mamma mia, stavano dormendo, dormivano. Siamo arrivati proprio al termine, guarda. Pioli, ve l'ho detto, non dà la mentalità giusta, non dà la mentalità vincente, perché 2-0. Tu devi cercare di fare il terzo, il quarto e il quinto. Mamma mia, mamma. Cioè, ero proprio scarico, proprio a terra. Lascia stare che i primi 25 minuti il Milan doveva pure segnare. Ragazzi, purtroppo io non so più come dirvelo. Ancora una volta ci avete fatto la coreografia. Ci facciamo prendere in giro da tutto il mondo ci sta prendendo in giro, guarda. Se non abbiamo vinto sto derby con Locatelli, De Sciglio, vabbè che cioè non ho parole, la cattiveria, a noi manca proprio essere squadra. Per fortuna che il primo gol ce l'ha fatto fare De Sciglio lì, perché Candreva, oltre quel gol Candreva zero, oltre quel gol Candreva è morto. Non riuscivano a fermare, poi dall'altra parte invece non riuscivano a fermare uno solo, non riuscivano a fermare a De Lofeo. Ma io me ne sono accorto subito, ho detto non la vinciamo sta partita, stanno dormendo, dai. Poi oltre ho fatto sto derby al mezzogiorno e mezzo a Pesticinese, ma che cazzo, oh! Non è colpa nostra, questi qui non sono abituati a mangiarsi il riso, oh! Che io a mezzogiorno e mezzo devo mangiare. No che mi devi intossicare la vita per ste merde! E non lo so, ragazzi. Buona Pasqua a tutti. Non ho niente da dire. Io guarda, non ho niente più da dire di questi qui. Vi auguro a voi una buona Pasqua. Iscrivetevi al canale. E non ci andate più allo stadio, ve lo ripeto. Non ci andate più quest'anno. Devono combatterli da sole ste partite. Perché sennò queste qui non se lo ficcano in testa che siamo l'Inter. Noi siamo l'Inter! Ciao! Iscriviti al canale, sta andando bene. Visualizzazioni e iscrizioni. Piano piano. Ciao!